dal secondo libro di Samuele. In quei giorni la parola del Signore fu rivolta a Natan: vai e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle mie viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa a mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. La tua casa e il tuo regno saranno santi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto: la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Dice il Signore: ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide il mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri i secoli. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare eredi del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò che sia per grazia, così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Infatti sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, e il nostro padre, davanti a Dio, nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede, sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Grazie a Dio. Prima che andassero a vivere insieme,
si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre Nero stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Gioia celebrare questa solennità di San Giuseppe e vivere con voi questa esperienza di grazia che il Signore ci fa sperimentare, ci fa dire. Dico grazie alle buone suore che ci hanno aperto il cuore e anche questo teatro, che è alquanto capiente e nella misura in cui anche noi cerchiamo di coinvolgere quanti vogliono fare un cammino di crescita nella grazia, nella evangelizzazione, possono approfittare di questi momenti straordinari di grazia. Ordinariamente noi di domenica in domenica, di settimana in settimana, viviamo l'esperienza cristiana nelle nostre comunità parrocchiali, e questo già è un dono di grazia molto forte, che ci permette di assaporare il Vangelo e di viverlo nella quotidianità. Noi dobbiamo comprendere che il nostro andare in chiesa, il nostro santificare le feste, il nostro vivere la domenica deve essere particolarmente segnato dal nostro entrare nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, per amare Dio e uscire dalle nostre chiese per amare i fratelli. A questo compito veniamo chiamati, a questa bella chiamata, e siamo associati dalla grazia di Dio. Grazia di Dio che ci presenta oggi nella liturgia la figura di Giuseppe. E San Giuseppe è un uomo che potremmo dire di poche parole. Anzi, nessuna parola. Nessuna parola ci viene riferita dai quattro Vangeli da parte di quest'uomo. Forse Giuseppe è un esempio di quello che dovrebbe essere il cristiano. In dialetto siciliano si dice, c'è un adagio tipico nostro siciliano che non ha bisogno di sottotitoli, che dice così, recita così: udita parlavo e si pentito. Chi parlò poco si è pentito, non si è mai pentito. Nel senso che noi dobbiamo parlare. E ricordo uno dei vescovi di Sicilia di qualche anno addietro, soprattutto nel periodo in cui ferveva l'azione cattolica, non discussione cattolica, delle discussioni le facciamo molte oggi, ma di azione forse si fa ben poco, recitava a dire così: fatti, e non parole, fa chi vuole servire Dio. Chi vuole servire Dio deve fare fatti concreti, non parole, discussioni, belle intuizioni. Possiamo fare anche tante
supposizioni o possiamo anche avere dei buoni propositi, ma se poi questi non si concretizzano, noi non dimostriamo per nulla né a noi stessi e né testimoniamo con la nostra vita ai credenti che si attendono questa nostra testimonianza come l'amore di Dio ci chiama ad essere segno profetico nel mondo. Noi siamo chiamati ad essere il lievito. Gesù usa due simboli importantissimi per farci capire l'importanza del nostro essere. Noi dobbiamo essere il lievito che fermenta la massa perché possiamo divenire pane veramente soffice. Oggi penso qualcuno di voi si è fermato per ora di pranzo a prendere un boccone e il pane, una delle caratteristiche che ha è proprio quello di essere morbido, lievitato, altrimenti se non c'è il lievito diventa un grumo di farina che, ahimè, anche negli stomaci più forti diventa difficile da digerire. E ancora Gesù ci invita ad essere sale, il sale che dà sapore. Ora non è che ne prendiamo un bicchiere di sale e ce lo mangiamo, anzi già ci fa terrore solamente pensare a questa scena, ma quel sale giusto è necessario per dare sapore. Ecco il cristiano che non deve essere né insipido né salato, ma deve essere equilibrato, dove la preghiera deve accompagnare l'azione e l'azione deve essere animata dalla preghiera. Né l'una né l'altra vanno bene da soli, ma una preghiera che deve essere fatta con la nostra vita. Giuseppe, sposo di Maria, partecipa nel silenzio all'opera della redenzione, non con le discussioni, anzi, allora quando viene a sapere che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo, Giuseppe forse chiederà qualche spiegazione, ma è Dio stesso che risponde. Dio stesso risponde alle nostre domande. Dio stesso ci comunica attraverso i suoi messaggeri, attraverso l'angelo del Signore, ci viene dato nella preghiera la risposta, ci viene offerta la risposta a quelli che sono i nostri dubbi, i nostri timori, le nostre perplessità. Non temere, Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Dio stesso dà la giustificazione, Dio stesso dà la motivazione, Dio stesso ci dice come stanno le cose. Forse noi invece siamo sempre problematici. Vogliamo sempre sapere, ma dimmi, non mi dire, dimmi, non mi dire, o come diceva qualche anno addietro il vostro arcivescovo emerito di Catania, non me lo dimmelo. E che tante volte noi ci diciamo sempre dei fatti degli altri, ma poi quando qualcuno si intromette nei nostri, noi non dobbiamo sapere niente se non ciò che è necessario per la nostra partecipazione al progetto di Dio, al progetto di salvezza per tutto il popolo, per tutti i nostri fratelli. Allora Dio ci rivela quello che è necessario per noi. Dio si comunica e dopo aver compreso quello che Dio ci dice, noi non dobbiamo dare spiegazioni agli altri, non dobbiamo fare proclami né elettorali e né manifestazioni di intenti. A volte ecco noi ci viene detto, ma tu cosa vuoi fare? Ma se il Signore ti dà una visione, se il Signore ti fa capire qual è il progetto, tu quel progetto lo devi fare, lo puoi condividere nell'azione, non tanto nelle parole, perché le parole frenano, mentre l'agire nel Signore accelera l'opera della redenzione. E noi veramente, oggi più che mai, dobbiamo realizzare quanto la parola di Dio ci diceva proprio concludendo questa pericola evangelica, questo brano che abbiamo ascoltato, destatosi dal sonno, e noi tante volte sonnecchiamo veramente,
ci attardiamo nei nostri pensieri, ci lasciamo sopraffare dal sonno delle nostre preoccupazioni. Noi dobbiamo destarci, svegliarci, essere svegli, vigilanti. Una persona sveglia si rende conto di quello che deve fare. E se ci viene qualche colpo di sonno mentre che guidiamo, lo sono guai, perché poi non capiamo niente. Noi dobbiamo invece essere svegli, non essere intorpiditi, e svegliati dal nostro sonno, dal nostro torpore, come Giuseppe fece, come gli aveva ordinato il messaggero di Dio, l'angelo del Signore. Anche noi dobbiamo fare quello che Dio ci dice, quello che Dio ci ordina. È Lui che ordina, non siamo noi. C'è un adagio siciliano che dice: l'uomo propone e Dio dispone. Dio ci ordina, certo ci chiede collaborazione, perché Dio non ci usa violenza. Ci dice: vuoi collaborarmi nell'opera della redenzione? Vuoi collaborarmi nell'evangelizzazione? Vuoi collaborarmi in questa opera? E noi possiamo dire sì. E la nostra collaborazione, attenzione, non è un favore che facciamo a Dio, ma è bello ritrovarci a collaborare con Dio. Non è un favore che noi facciamo a Dio, è un favore che noi facciamo a noi stessi. Se siamo venuti qua, non è perché gli stiamo facendo un favore al Signore. Voi pensate che il Signore abbia bisogno di noi? Lui ha gli angeli che gli cantano le lodi, ai santi nel paradiso, ai nostri cari defunti che dal cielo cantano le lodi di Dio e intercedono per noi. La buona musa di mia mamma diceva sempre: un Signore non si impressiona dell'angelo che cantano, figura di scecche che ragliano. Alla fine il Signore non si impressiona delle schiere angeliche. I nostri inni di lode non accrescono la grandezza di Dio, ci dice la preghiera eucaristica, il prefazio comune quinto. I nostri inni di lode non accrescono la grandezza di Dio, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Dio ci permette, cantando le sue lodi, come abbiamo fatto poco fa, cantando, lodando, benedicendo il Signore, vivendo la nostra festa da risorti, di giungere alla sua risurrezione già risorti e risorgere con Cristo a vita nuova. I nostri inni di lode non accrescono la grandezza di Dio, ma ci permettono di entrare nella dinamica della grazia, nelle procedure che salvano il mondo, e noi diventiamo corresponsabili, compartecipi dell'opera della redenzione. In questo momento penso a quelle persone che dicono: allora è necessario o non è necessario che noi ci siamo in quest'opera? Che il dubbio nasce. Allora, è necessario oppure no? È necessario per noi. È necessario per noi, perché Dio, che ha fatto tutto senza l'uomo, ha scelto di far collaborare l'uomo per la salvezza dell'umanità e di tutta l'umanità. Allora ci rende partecipi dell'opera sua. Sempre un detto siciliano recita così: cui altro o senza altro, Dio fa giorno. Significa che il gallo canti o non canti il gallo. Lo stesso, il sole delle sorge, sorgerà lo stesso. Però è bello, diventa armonioso, diventa veramente un particolare, anche il più piccolo particolare, è bellezza di Dio. Ed esserci anche noi in questo progetto è bello. Dio ci dice: vieni anche tu nella schiera di coloro che vogliono stare con me, che vogliono vivere alla scuola di Gesù Maestro, che vogliono essere apostoli della misericordia, del progetto di Dio.
Dio, della loro evangelizzazione nella Chiesa e oggi più che mai. Noi dobbiamo veramente comprendere quanto è importante il ruolo attivo dei cristiani, che devono essere veramente l'elemento che fa la differenza nella società. Annunciare il Vangelo ogni giorno, annunciare la grazia di Dio con la nostra vita, col nostro essere. E questo è per noi un'opportunità. Giuseppe ebbe l'opportunità di entrare nella storia della salvezza. Come? Facendo quello che il Signore gli aveva ordinato per mezzo dell'angelo. Anche noi riceviamo delle indicazioni, anche noi riceviamo da parte di Dio una parola nella preghiera, quando ci mettiamo le note, quando abbiamo le scritture, quando ascoltiamo la parola di Dio, a volte anche ogni giorno, perché ha l'opportunità di beneficare della partecipazione all'Eucaristia quotidiana. E quella parola deve essere per noi un comando, deve essere per noi l'impegno quotidiano da realizzare. Oggi cosa ci sta dicendo il Signore? Che noi dobbiamo fare quello che Lui ci dice. Noi dobbiamo fare quello che ci dice il Signore attraverso il suo messaggero, il suo angelo santo, non quello che ci dicono gli uomini. Allora il cristiano deve andare diametralmente opposto, nella direzione opposta a quelle che sono le parole degli uomini. Se gli uomini ci propongono una via che è diversa da quella del Vangelo, perché il Vangelo ci dice beati i poveri, e l'umanità invece ci dice beati quelli che sono ricchi e se la passano bene, noi cosa dobbiamo scegliere? Noi dobbiamo scegliere di essere ricchi, ma di vivere distaccati. Allora la nostra ricchezza diventa testimonianza di povertà, diventa testimonianza che tutto ciò che noi abbiamo non qualifica noi stessi. Noi siamo molto di più di ciò che noi abbiamo, di ciò che noi possediamo. Nel mondo chi va avanti, e lo abbiamo visto in questi giorni ascoltando le notizie che ci vengono dai media, dalle notizie che ci vengono e ci fanno terrore. Chi è il più forte? I potenti, anzi i prepotenti, i violenti. E Gesù cosa ci dice? Beati i miti, beati gli operatori di pace, beati quelli che scelgono la via della non violenza anche contro i violenti. Vedete, qui si gioca il nostro essere cristiani. Non il fare una guerra per vincere, ma cercare dinamiche di pace, dinamiche di concordia, dinamiche di cercare di far comprendere l'altro il Vangelo di Gesù, che c'è posto per tutti, che c'è pane per tutti, che c'è condivisione. Allora ci dia il Signore la grazia veramente di vedere come la nostra opera si pone nei confronti della società come un grido nel deserto, come coloro, noi cristiani, che a partire dal nostro vicinato diventiamo operatori di pace. Non possiamo pregare per la pace del mondo se poi non siamo in pace le suore nella loro comunità, che abita in un condominio come quello del palazzo, i preti con gli altri confratelli sacerdoti. Perché prego per la pace dall'altro lato se noi siamo i primi che siamo in guerra con noi stessi, a volte nelle nostre stesse famiglie? Allora capite che qui si pone la sfida per il cristiano, non nelle parole, ma nei fatti, non nel clamore, ma nel silenzio e nel nascondimento, a volte senza bisogno di dire nessuna parola. Ecco, Giuseppe ci è di esempio, è un'icona di quello che deve essere il cristiano. Il cristiano deve fare quello che gli dice Dio. E se noi facciamo quello che il Signore ci dice, anche quando noi non lo comprendiamo, Giuseppe non è che l'ha compreso, lo ha accolto. Anche Maria
Maria meditava, custodiva, conservava nel suo cuore e ci respirava sopra e meditava le sue parole, le parole di Dio nel suo cuore. Ecco, noi dobbiamo custodire le parole di Dio e cercare non tanto di capirle, ma di viverle. E allora nella misura in cui le viviamo, vediamo realizzarsi il progetto di Dio, non solo per noi ma anche per gli altri. Ecco, vorrei concludere questo momento proprio facendo quanto la liturgia ci invita a fare oggi, a professare la nostra fede. Credere significa non capire, credere significa fidarsi di Dio anche quando non capiamo. Credere non significa capire razionalmente tutto, ma significa abbandonarsi nelle braccia di Dio, lanciarsi con fiducia nelle braccia di questo Padre che si prende cura di noi. E allora eccoci lì, Signore, la grazia veramente di far tesoro del nostro appartenere alla Chiesa. E Maria, Madre della Chiesa, San Giuseppe, custode della Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, nostro Salvatore e Redentore, possano oggi più che mai, come questa icona della Santa Famiglia di Nazareth, essere il modello su cui si fondano le nostre famiglie. Famiglie date dall'accoglienza perché Dio è presente in mezzo a noi. Famiglie che sanno accogliere la parola di Dio e farla diventare realtà concreta. Il Verbo si fa carne, famiglie che fanno quanto il Signore ci ordina, nel silenzio, ma nell'operosità, nella carità fattiva, vera. Ecco, con questo augurio concludiamo questo momento di condivisione e continuiamo la celebrazione chiedendo a Dio, chiedendo al Signore tutte quelle grazie necessarie per noi, pellegrini sulla terra, tutte quelle grazie che sono per noi importanti. Ecco, preghiamo anche per quelle persone che abitano nei nostri cuori, quelle persone a cui vogliamo bene, che sono presenti o possono essere anche presenti solo spiritualmente. Le vogliamo portare qui, sull'altare del Signore, perché Dio possa provvedere ad ogni bisogno, ad ogni loro esigenza e possa farci sperimentare i tesori della sua grazia. Amen. Amen. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel gioioso ricordo di San Giuseppe, e custodisci in nome di loro del tuo amore di madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, vogliamo continuare questo momento di grazia. Abbiamo accolto Gesù nel nostro cuore, lo accogliamo adesso nella adorazione, nel momento in cui, ecco, gustiamo dell'amore santo di Dio. L'amore di Dio che ci sospinge a fare quanto Lui ci dice, e noi dobbiamo semplicemente metterci in ascolto. Cosa vuoi, Signore, che io faccia con te? Il Signore vuole fare tutto in noi e con noi. Ecco, vogliamo accogliere Gesù, l'abbiamo già accolto nella nostra vita. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, è soltanto una parola. Ora il Signore ce la dice la parola, e quello che il Signore ci dice, noi dobbiamo impegnarci a realizzarlo. Quando l'antico popolo ascoltò l'alleanza, tutto il popolo, dopo che il sommo sacerdote Esdra ebbe letto il libro della legge, disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. E molti biblisti hanno detto: no, è sbagliato, lo ascolteremo e lo faremo. Prima lo ascolta e poi lo faremo. No, giusto come era adesso, lo faremo, poi eventualmente, se lo capiamo, bene, ma se non lo capiamo,
l'importante è che il Signore sa quello che deve fare. È così. Noi tante cose dobbiamo fare, non perché dobbiamo capire. Proprio quando non le capiamo, Dio fa meraviglie. Quando permettiamo al Signore, ecco, in questa adorazione, in questo stare cuore a cuore con Gesù, di parlare a ciascuno di noi. E quando il Signore ci suggerisce, quando il Signore ci dà un'intuizione, noi lo dobbiamo fare. Dobbiamo permettere a Dio che lo compia in noi. Mi permetti di farlo? Sì, benvenuto, Signore, fatto. E quando Dio l'ha fatto, poi forse lo capiremo. O forse non lo capiremo mai e lo vedremo in paradiso, lo comprenderemo appieno in paradiso. Ecco, allora, Signore, con grande fiducia, noi ci presentiamo qui per ricevere da te benedizione su benedizione e grazie su grazie. Fossimo anche abbandonati dagli amici, dai fratelli,
che dovessimo camminare in valle oscura, in valle tenebrosa. Sì, oh Signore, noi non temiamo alcun male, perché tu, oh Signore, sei sempre con noi. Tu, oh Signore, sei con me. E mi dai conforto, mi dai sicurezza col tuo bastone e il tuo rincasso. Perché felicità e grazia ti siano compagne tutti i giorni della mia vita, qui sulla terra, oh Signore, nella storia della salvezza che mi vede partecipe del tuo disegno di grazia, ma anche nell'eternità, oh Signore, l'eternità beata alla quale tu associ quanti vivono e sperano in te, quanti vivono e si addormentano in te, oh Signore. Ti vogliamo pregare anche per i nostri nemici, per quanti ci hanno fatto del male.
Signore, perché la tua grazia, la tua benevolenza li raggiunga, li consoli, li connetta e li rivolge a te, oh Signore. Signore, ti vogliamo pregare, sì, per tutte quelle persone che ci sono state vicine in alcuni momenti, che forse oggi non ci sono più. Quelle persone che hanno scelto altre amicizie, altre strade, ma anche quelli che sono rimasti fedeli nell'amicizia in te. Signore, ti vogliamo pregare di raggiungerli in questo momento, in qualsiasi situazione si trovino, di raggiungere quanti si trovano negli ospedali, in case di cura, nelle loro dimore, oh Signore, costretti a letto, o reclusi a causa della malattia. Signore, questo è il momento in cui vogliamo presentare a te, fatti sentire vicino a ciascuno di noi. Ti vogliamo pregare per tutte quelle persone belle, oh Signore, che amiamo e che vogliamo bene. Stasera, oh Signore, ti vogliamo pregare in modo particolare per padre Luciano D'Arrigo, che qui anche insieme a sua Valeria è venuto più volte a celebrare, a lodarti, a benedirti, a ringraziarti. O Signore, sappiamo che tu puoi aiutare in questo momento. Signore, ti sollevano nella sua infermità, solleva anche, Signore, quei sacerdoti che, Signore, hanno bisogno di guarigione nel corpo, nello spirito, nella loro anima, nel loro cammino. Ti raccomandiamo in modo particolare i nostri parroci. Ti raccomandiamo, Signore, tutti i tuoi consacrati e consacrate. E ti raccomandiamo, Signore, anche quelle persone che tu sai hanno bisogno che tu possa stendere la tua mano e raggiungere ovunque si trovi. Benedici lo Signore, fatti sentire loro vicino. Grazia che è necessaria.
per noi e per i nostri cari. Questo è il momento in cui, oh Signore, sei tu che passi, sei tu che rompe, sei tu che agisci. Passa, Signore, come sei passato 2000 anni fa. Passa, Signore, e tocca ciascuno di noi. Visita ogni situazione, Signore, che ha bisogno della tua presenza. E in fede ti diciamo già grazie, Signore. Grazie perché tu ci precedi, ci accompagni e la tua benedizione segue ogni momento di grazia. In questo momento, Signore, vogliamo aprire le nostre mani. Vogliamo aprire anche i nostri cuori, Signore, per ricevere da te benedizione su benedizione e grazia su grazia. Che tu sia benedetto nei secoli e in eterno. Amen. Signore, ti prego, benedici.
benedici, Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, concedimi terreni sempre più vasti, tienimi sul capo la tua mano, tienimi sul capo la tua mano, e allontana da me disgrazie e dolori, e allontana da me disgrazie e dolori. Sia lodato e ringraziato il momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Sia lodato e ringraziato il momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Sia lodato e ringraziato il momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che è il mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Grazie Gesù.